in compagnia di Luigi Mazzotta, ex segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, membro di giunta della segreteria di Radicali Italiani. E parliamo un pochino dell'attività di questa associazione, che è molto attiva. L'abbiamo già registrato su delle interviste con lui su Libri TV, perché è molto attiva nella zona ovviamente del napoletano, per le carceri, per la battaglia contro queste carceri che sono tortura, creando una rete anche di interessi, di informazione, di coinvolgimento con familiari dei detenuti. C'è tutta una vicenda abbastanza che loro conoscono benissimo, hanno anche denunciato per quanto riguarda le visite ai parenti, che è molto molto veramente devastante umanamente. Ecco Luigi, come sta andando questa associazione ed è mobilitata su cosa? E ovviamente parliamo della scadenza che ci ha imposto l'Europa a seguito della sentenza Torreggiani. Grazie, io ricordo, era maggio del 2011 quando Marco Pannella intraprese il Satyagraha, i digiuni della non violenza, per denunciare l'Italia in flagranza di reato riguardo la paralisi totale della nostra giustizia e della situazione inumana e degradante, e con l'irragionevole numero di processi su cui siamo condannati dalla Corte Europea. E quindi quella fu la svolta per noi dell'Associazione per la Grande Napoli, perché ci siamo improvvisamente mobilitati dall'inizio e abbiamo condotto visite ispettive, abbiamo fatto convegni su amnistia, indulto, riforme anche del sistema penitenziario, e queste sono state tutte occasioni che ci hanno poi fatto riflettere e capire che la lotta non violenta andava anche fatta davanti alle carceri, con i parenti dei detenuti che non hanno un euro, rappresentano la disperazione totale di questo paese, perché se noi non partiamo da una riforma strutturale di sistema come amnistia ed indulto, noi non potremmo poi fare altre riforme e quindi fare in modo che le persone non vadano più in galera. Noi conosciamo bene il nostro territorio, Napoli e provincia è devastato da discariche ambientali e da quelle sociali che riguardano appunto il carcere di Poggioreale. Abbiamo monitorato bene il carcere di Poggioreale e ci eravamo resi conto che il carcere di Poggioreale e tutte le carceri italiane sono stracolme di cittadini detenuti ammalati, e si ammalano all'interno della struttura quando entrano, oppure quando escono escono come dei criminali che hanno avuto una scuola all'interno del carcere, e quindi noi diciamo, infatti anche con Don Franco Esposito, il cappellano di Poggioreale, che il carcere non è altro che un laboratorio dove si fa università del crimine, e quando si esce fuori si esce dei perfetti killer. Le carceri non servono al nostro paese. I regimi proibizionisti con la Fini Giovanardi, la Bossi Fini, li abbiamo visti, gli immigrati, i tossicodipendenti all'interno delle carceri. E quindi io posso soltanto dire che noi non abbiamo alternative, dovremmo semplicemente adottare queste riforme strutturali e di sistema e fare in modo di aiutare queste persone con i 200 euro al giorno che costano, e possiamo aiutarli per una riabilitazione esterna, perché in fondo tutte le carceri andrebbero chiuse. Il carcere è stato un fallimento e di conseguenza ci vorrebbero nuove strutture in base ai tipi di reato che si commettono, e quindi per una rieducazione e riabilitazione della persona e per la difesa della dignità umana, che non manca, che manca al detenuto e manca soprattutto alle loro famiglie. Queste sono le problematiche che ci dovranno spingere fino ora alla fine di maggio per riuscire a intraprendere nuove iniziative che, io ripeto, devono andare incontro alle situazioni degli ammalati, a
all'interno delle carceri, perché è un problema grosso e che va sempre dimenticato. A Poggioreale ci sono oltre 300 richieste di ricovero in ospedale per intervento chirurgico. Ci sono persone che aspettano 7-8 mesi per un TAC. Ci sono tantissimi ammalati di malattie infettive e di varie patologie. Quindi uno Stato deve cercare di rientrare nella legalità. Magari non faranno né amnistia né indulto, ma noi dovremmo sicuramente continuare questa lotta e fare in modo che ci sia un investimento della sanità all'interno delle carceri, perché soltanto se noi riuscissimo a curare gli ammalati delle galere, e allora potremmo invertire anche una rotta, invertire la rotta dal punto di vista sanitario, e potremmo anche curare gli ammalati negli ospedali. Perfetto Luigi, senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere, questa associazione per la Grande Napoli che è molto attiva anche poi sul Vesuvio, abbiamo parlato anche col presidente Mario Staderini, ecco oggi quanti iscritti conta? Guarda, io non so esattamente il numero ora degli iscritti, però credo che abbiamo toccato, forse superato i 60 in questi primi, diciamo, 3 mesi dell'anno. Ci sono stati nuovi iscritti, devo dire, quest'anno, e questo fa molto piacere, perché fa capire che appunto l'associazione è un'associazione molto eterogenea, dove stiamo creando anche dei gruppi di lavoro come quello di certi diritti, e vogliamo farlo anche con l'associazione Coscioni, perché la lotta degli ammalati delle carceri potrebbe rientrare in una situazione anche che riguarda le iniziative degli ammalati e di cui si occupa l'associazione Luca Coscioni. E poi vorremmo sicuramente anche creare un gruppo che possa riguardare il nostro progetto dell'associazione per la Grande Napoli, la riqualificazione del territorio, il programma del professore Aldo Loris Rossi. Insomma, noi cercheremo di continuare attraverso anche i giovani che si stanno un po' avvicinando all'associazione con una sede che abbiamo preso autofinanziata, e faremo in modo appunto entro l'anno 2014 di riuscire almeno a continuare a fare la battaglia delle carceri sulla giustizia e far partire questi gruppi di lavoro che alimenteranno nuove idee e quindi nuove persone disponibili a fare il laboratorio politico con noi radicali di Napoli. Perfetto Luigi, io ti ringrazio, forse riusciremo anche a vedere qualcuno di questi nuovi arrivi che sono presenti qui e che sono appunto iscritti all'Associazione per la Grande Napoli. Grazie ancora Luigi Mazzotta. Grazie a voi.